www.thebrainfarm.com. Lunedì 26 novembre 2018, nell'aula magna dell'Università degli Studi di Roma, Unitelma Sapienza, in Viale Regina Elena, a Roma, si è tenuto il convegno E-Learning Sapienza, un evento incentrato sull'innovazione offerta dall'Università degli Studi di Roma, Unitelma Sapienza, una delle 11 università telematiche autorizzate dal Ministero dell'Istruzione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale e la sola università direttamente legata alla più grande università pubblica italiana, la Sapienza Università di Roma. Un ateneo orientato all'innovazione e alla modernità che mira ad una preparazione capace di gettare un ponte tra studio e mondo del lavoro grazie a continui cambiamenti nella tecnologia, nella didattica, nei servizi agli studenti, alla ricerca di un miglioramento costante dell'offerta formativa. L'introduzione è stata affidata al rettore dell'Università degli Studi di Roma, Unitelma Sapienza, Antonello Folco Biagini. Subito dopo ha preso la parola il rettore della Sapienza Università di Roma, Eugenio Gaudio. Ogni epoca ha le sue criticità, in Italia si parla molto dei giovani, del loro futuro, però di fatto, in concreto, finora non abbiamo mai visto negli ultimi 20 anni, che sono state un'epoca di disinvestimento progressivo nella formazione, a segnali concreti in questo senso. Ciò nonostante, io penso che come Sapienza, parlo in questo caso per la mia responsabilità, e come Unitelma, in quanto partecipata in maggioranza assoluta da Sapienza, abbiamo il dovere di contrapporre l'ottimismo della volontà al pessimismo della ragione, di continuare a lavorare in maniera seria, con uno sguardo internazionale che è l'unico che conta. L'università è per definizione, la ricerca per definizione internazionale, il nostro confronto non è mai limitato al paese di appartenenza, ma dall'origine dell'università i clerici vagantes erano per definizione internazionali. Oggi, in un mondo globalizzato e in un mondo che sta vivendo in maniera complessa la quarta rivoluzione industriale, pensare di non puntare sulla formazione, sulla cultura, sulla capacità di comprensione di un presente sempre più articolato, sempre più complesso. No, ognuno di noi oggi si confronta con cose che sono sempre più intercorrelate fra di loro, c'è bisogno di saggezza, di equilibrio, ma soprattutto di conoscenza per poter affrontare i problemi di una società moderna. E come diceva bene, ho apprezzato alcuni passaggi del discorso del professor Biagini, democrazia e cultura sono strettamente correlate. Ad introdurre l'evento anche il direttore generale dell'Unitelma Sapienza, Donato Squara. Un grazie sincero, soprattutto un grazie al rettore Gaudio, perché quando mi dice che è convinto del fatto che Unitelma Sapienza può diventare un qualcosa di importante per se stessa e per Sapienza, ecco, dietro questa convinzione so che ci sono ragionamenti profondi, ragionamenti non diciamo leggeri, e quindi questa convinzione è basata su un qualcosa di solido, ed è da questa convinzione che dobbiamo trarre tutti, penso, un grande stimolo e un grande entusiasmo nell'andare avanti. Ad intervenire anche il presidente di Telma Sapienza SCARL, Cesare Imbriani. Sono onorato e credo anche emozionato di essere ancora una volta presente istituzionalmente in un punto di svolta, tutto sommato, del nostro ateneo. Unitelma, che parte come telematica management, alcuni qui se lo ricordano ancora, nella sostanza, come ha detto molto bene il rettore Gaudio, oggi adempie ormai alla funzione di insegnamento a distanza del più importante e accreditato ateneo italiano. Questa è la sostanza del discorso. Dietro di ciò vi è una forte volontà politica di operare in tal senso da parte del vertice della Sapienza, a cui questo punto importante bisogna fare ovvio riferimento istituzionale, possedendo ormai Sapienza oltre l'85% del capitale consortile.
tutto questo ha portato dei successi grazie all'impegno molto commendevole di un corpo docente giovane e strutturalmente adeguato da un punto di vista scientifico, questo voglio sottolineare.